Dentro il palazzo, maggioranza e opposizione affilano le armi, pronte alla battaglia per l'approvazione della manovra finanziaria. Fuori il palazzo fanno altrettanto i cittadini arrivati in buona parte dalla Valle Peligna per protestare contro la realizzazione del metanodotto SNAM e della centrale di compressione, anche nella sua versione eco, ovvero elettrica e non a gas, da realizzare a Sulmona. Siamo qui ancora una volta per ribadire la nostra contrarietà, già espressa anche con un deliberato del Consiglio Comunale ed espressa dai cittadini ad una opera impattante che sarà il metanodotto che passa in zona altamente sismica lungo la faglia e la centrale di compressione. Anche la cosiddetta centrale di compressione elettrica non ci sta bene, non vogliamo nessuna centrale, non vogliamo nessun metanodotto. Proteste anche da parte di varie sigle ambientaliste che chiedono certezze sui fondi regionali da destinare alle osi protette e in generale alle politiche ambientali di cui assicurano non vi è traccia nel bilancio regionale. Le riserve naturali si rischiano l'ennesimo taglio nei finanziamenti, un taglio tra l'altro autodanneggiante perché ogni euro investito nelle riserve ne comporta 4 di movimento economico positivo. Questo taglio tra l'altro non è neanche annunciato, cioè è annunciato ma non è neanche quantificato perché non si sa quanta somma c'è in bilancio per le riserve. Una situazione veramente sconcertante e allucinante, non possiamo fare altro che protestare. E poi c'è anche il masterplan che non vi convince. Il masterplan non ci convince nel modo più assoluto, abbiamo fatto diversi documenti, ci sono delle scelte soprattutto per quanto riguarda le montagne che sono contro, anche queste controproducenti. Occorre che la regione Abruzzo, che ha scelto per sé la via della regione verde d'Europa, sia conseguente nelle proprie scelte e non faccia danno a se stessa. Vada avanti secondo questa strategia, che è una strategia vincente che può portare grandi benefici all'economia, ma non può essere disattesa ogni iniziativa economica e ogni fondo che arriva. Bisogna essere conseguenti e andare avanti decisamente sulla strada giusta.